Ciao ragazze, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Devo farvi conoscere la nuova Lady. Volete vederla? Siete pronti? Ta-da! Si è levata anche il fiocchetto in testa, se no c'aveva il fiocchetto. Gli abbiamo tagliato il pelo perché era tutto annodato. Da come era prima a come ora sembra veramente che io abbia cambiato cane. Perdonate come sono conciata, sono le 8 di sera, mi sono decisa ora di fare questo video, non avevo voglia di truccarmi come di solito ultimamente, però insomma devo lavare anche i capelli, però ho detto vabbè, registriamo questo video. Come avrete letto dal titolo è un video haul, mini video haul, perché ho veramente poche cose da farvi vedere. Tre sono di Octoly, quindi me l'hanno mandate due aziende. Vi faccio vedere però subito le tre cose di Octoly e poi inizio insomma con le cose che ho comprato io. L'azienda Sephora mi ha inviato questi due pennelli tramite la piattaforma Octoly. Di Sephora non li ho mai provati i pennelli, mi sembrano anche belli robusti. Ho scelto il 9, che si chiama Crease, c'ha le setole belle ampiette, lunghe, morbidissimo. Il prezzo di questo pennello è di 9,90 euro, lo trovate nel negozio oppure sul sito. Questi pennelli qui fanno parte della nuova gamma di pennelli proprio vegani della collezione di Sephora. Le setole sono realizzate in fibre sintetiche. Il design di questi pennelli è proprio raffinato, elegante. Come vi ho detto prima, questo pennellino, essendo da sfumatura, comunque con setole lunghe ma non troppo ampio, ci permette di andare a sfumare perfettamente l'ombretto nella piega dell'occhio. Ovviamente in base alla grandezza della vostra palpebra dovete utilizzare i pennelli giusti, perché non è che ho una palpebra piccola, vado con un pennello da sfumatura super grande, cioè mi sfumo tutta la faccia, quindi insomma dipende anche dalla grandezza del vostro occhio. Passiamo invece al pennellino 10. Questo qua, come potete vedere, è piatto e con le setole corte. Le setoline sono anche abbastanza fitte, non dure, però comunque vedete è bello compattino come pennello. Io ringrazio tantissimo Sephora per avermi insomma inviato questi due pennellini. L'altra cosina che vi volevo far vedere, che mi è arrivata sempre da Octoly, me l'ha spedita l'azienda Lala Lab. Si tratta di questo quadretto. Ho deciso di utilizzare la foto del mio compleanno, il mio 22esimo compleanno. Il video dei regali di compleanno arriverà, scusate, ma sapete i miei tempi, no? Arriverà, state tranquilli. E ovviamente ho scelto di mettere la foto con la ledolina, e questa foto ce l'ha scattata la Marta. Questo quadretto qua si chiama proprio foto su tela e il prezzo al pubblico è di 29,90 euro. È un 30x30 con il codice Pinkledy 97 trattino basso. Avete 8 euro di sconto sul vostro primo ordine, 25% di sconto se siete già clienti, se avevate già ordinato sulla Lala Lab. Secondo me è bellissimo anche come idea regalo, non lo so, si avvicina a Natale, Natale alle porte secondo il mio cervello. In Yves Rocher il Natale è già iniziato, quindi datemi una mossa, perché poi si può arrivare a 22 dicembre e dire ma che regalo fa la mia zia? E niente, quindi ringrazio anche la Lala Lab per avermi regalato questo prodottino qua e anche Octoly. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato io in questo mesetto, diciamo. Anzi, forse una cosa che non vi avevo fatto vedere, ma che ho comprato al mare. In realtà quando sono andata a trovare la Chiara a Livorno, nel centro commerciale dove lavora lei, da Scarpe Scarpe, ho trovato queste scarpettine qua, tutte glitterate, sono favolose. Sicuramente su Instagram l'avete viste, però non so se l'avevo fatto vedere in un video. Ho preso anche queste fascettine qua perché mi stavano leggermente larghine. Non vedevo l'ora di rivedere la Chiara, che poi tra l'altro abbiamo pranzato insieme, vi avevo pubblicato il post su Instagram, le storie. Ci vediamo poche volte, però le poche volte ci vediamo siamo troppo contente. Da qui a marzo che c'è il Cosmo, qualche altra volta ci si vedrà. E tanto lo saprete perché pubblicheremo 800 storie. Poi cosa ho preso? Queste cosine qui le ho prese all'outlet a Valdichiana, perché andai a trovare i miei cugini a Arezzo. E l'altro ho preso a Terranova, qui a Parco Prato. L'ho preso una gonnellina rossa perché intanto era sconto, cioè io identica così ce l'ho nera,
vedete, è fatta così. L'ho presa rossa perché per il periodo natalizio, bellino lavorarci, belle natalizie, belle in tema, e quindi l'ho pensata proprio per quel periodo lì. Veniva 10 euro, c'era il 60% di sconto, l'ho pagata 3,99 euro ed è una M. All'outlet invece ho preso questa vestaglina qua, da mettere ovviamente sopra il pigiamino, vabbè, mi garbava da morì. Fantastica. Le manichine, vedete, sono corte, con il pizzo, poi un rosa antico bellissimo. Questo è proprio di The Zenis e la taglia è ML. Veniva invece che 16,99 l'ho pagata a 7 euro. Per due capi non so se vi faccio il video indossato, perché questi altri due sono reggiseni, quindi non è il caso. Poi ho preso questo reggiseno qua, che è spettacolare. Cioè, bello, elegante, raffinato, fantastico. C'ha leggermente delle coppettine. Poi le spalline qua sono regolabili, non si possono insomma staccare. Veniva 14,90 e l'ho pagato 6 euro. Poi un altro reggiseno, questo è da mettere in mostra, con una camicina magari nera, trasparente. Guardate, allora, tutto di pizzo nero. Qua ci sono le roselline. Intanto si chiama Sofia. Anche questa è una quarta B. Veniva 39,90. Io l'ho pagato 9 euro. Poi sono andata anche da Guess perché c'erano degli sconti. In realtà avevo visto due scarpe che mi piacevano, ma non c'era il numero. Solita mia sfiga. Poi ho visto questo zainetto qua. E ciao, mi sono innamorata. Guardate com'è bello, è tutto di pelle. Ho fucsia con una punta di viola. Poi c'è la scritta Guess oro. All'interno è fatto così. Cioè, il prezzo iniziale dell'outlet era 79,90 e poi è calato a 29,90. Però lo standard, prezzo standard, 125 euro. Vi faccio vedere con l'ultimo acquistino che ho fatto per la Lidolina, perché ero a Parco Prato, ripeto, qualche settimana fa. A volte ci sono delle bancarelline, c'è una bancarellina degli animali, cioè di cucce, ciotoline, di tutte e di più, cioè... portachiavi, mamma mia. Mi sono fermata perché ho visto una cuccia talmente bella. È fatta tutta in legno, non potevo non farvela vedere perché è bellissima. Poi qua ci sono disegnate due zampine e qua ci ho fatto scrivere Lady. Poi qua ci sono le zampine della cuccina, quindi sta un pochino più rialzata. Qua l'ho pagata a 50 euro. E compresa di due cuscini, cioè mi hanno regalato due cuscini. Ho scelto questo qua, beggiolino con le farfalle, che qua è morbidoso, la Lady ci sta benissimo. L'altro cuscino invece che ci hanno regalato è questo qua, sempre di beige, non so più parlare, sempre di beige. E vabbè, guardate com'è gelosa questa, si è arrampicata. Di base beige con le stelline però rosse. Quindi lei di questo lo mettiamo a Natale? E niente ragazzi, anche se erano pochi acquisti, però ho approfittato per fare un po' di chiacchiere con voi. Io spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Se sì, lasciate un like e fatemi sapere anche cosa ne pensate del nuovo look della Lady. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e seguitemi sugli altri social. Io vi mando un grosso bacio e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.